questo qua. Chitta. Really? Spero di aver capito male che quella non sia carne di cane. Pranzo originale vietnamita. Carne, carne, foglie, funghi. Poi la mettiamo qua dentro. Poi qua, mi fido. La prova del 9. Porca troia. Che ci crediate o no, ieri dei vietnamiti di questo paesino sperduto mi hanno invitato a cena. E che fai? Non ci vai? Il cancello, che facciamo? Ciao a casa, ci vediamo dopo. Vamonos! Fare video con la moto e riesco a farli soltanto in prima andando piano piano. Poi dopo vado veloce, faccio... Vabbè dai, ci vediamo all'arrivo. La situazione è questa. Ieri sono venuto a mangiare qua, in questo posto, di questa signora. E a fianco a questo posto c'è questa casa e poi questo meccanico. Allora, le cose che ho visto ieri sera non hanno senso. Cioè, io sono arrivato qui, mi chiamano, vado vicino a loro e c'è questo tavolo dove sotto... ci sono solo e solo birre. Ah, no, ok. Guai, che vi devo dire? Ma quello che mi ha fatto innamorare di loro è stato questo. Adesso forse vi starete chiedendo come è stato possibile fare questa cosa. È stato lui! È stato lui! Non ha se... cioè... non ho mai visto fare una cosa del genere in vita mia. Se n'è andato dal tavolo, però ho bisogno assolutamente di condividervi questa cosa perché... è assurda, mai vista in vita mia. Vai, 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 pronto? Ok. Va bene. Va bene. Poi mi hanno detto, vieni domani, mangia con noi. Eccoci qua. Però abbiamo cambiato location, che da lì siamo passati qua. Questo è un meccanico. Cioè, questa è l'officina, questa è casa loro. Vivono dentro un container e stasera, in mezzo ai motori, mangiamo... Nucca. Eh? Nucca. Nucca, ok. Mi hanno fatto sedere subito e mi hanno offerto un tè. Spero non sia acqua sporca, però... va bene. No acqua sporca, nel senso che il tè è sporco, nel senso che abbiamo preso acqua pulita per farlo, perché a volte non lo fanno. Va bene. Mentre sorseggio tè, sto notando che questi cani, che dovrebbero essere bianchi, sono dello stesso colore del pavimento. Hanno preso tutto lo sporco che c'è qui in giro e si sono letteralmente mimetizzati con l'ambiente. Sono arrivati i primi ospiti. Comunque, parlando con lui, ho scoperto che questa casa, che è un container, pensavo fosse sua. Invece mi ha detto che è in affitto. Ha come casa un container in affitto. Comunque è un posto allucinante. C'è di tutto. Sporcizia e poi tavolo pulito e perfetto dove mangiare. In questi posti ci vai a finire soltanto se ti meni nelle situazioni. Per il momento a tavola abbiamo frittata, pesce, no, pollo, riso e fagiolini tipo. Ancora prima che mangiamo vi faccio vedere meglio la situazione. Cioè, quello è l'ingresso. Roba, vestiti. Qui invece c'è il parcheggio dei motorini. E qui invece ci sono le amache su questo supporto di acciaio che avranno fatto loro. Dove si mettono a riposare. Quando è il pomeriggio vogliono fare una pennichella. Bellissimo questo posto. È proprio bello questo qua. Really? Spero di aver capito male che quella non sia carne di cane. Però intanto prendo la moto e la metto dentro. Detto, fatto. A tavola. Ci sono i cani sotto. Do you know what I heard?
pranzo originale vietnamita. C'è un odore fortissimo. Molto forte, molto alcolico. A Vietnam fai Vietnam hai. Cicchetti, carne però non di cane e cose varie. No, no. Io mi fido. Oh, molto alcolico. Ah, no. Okay, okay. Ok, dopo questa sera mi sentirò male. Allora, devo prendere la foglia, questa qua. Tra l'altro è molto pelosa. Carne. Carne, foglia, funghi, e qua. Poi la mettiamo qua dentro. Poi qua, ok? Ok. Mi fido. La prova del 9. Porca troia. Devo sputare. Ehi. Beh, buonissimo. Porca puttana. La foglia in bocca è fastidiosissima, un quantitativo di forte immenso, e in più è strano perché non sa nemmeno di carne, ma ha un sapore che ricorda tipo le acciughe. Non voglio finirlo, vabbè. Questo l'ho lasciato, ho andato di riso, mi sto salvando così, e poi loro stanno continuando a fare andare questa roba che deve finire. Però a me i super alcolici, cioè, non è che non piacciono, non riesco proprio a berli. Mi sento proprio male. Questo perché quando avevo 18 anni ne ho bevuti così tanti, ma così tanti, che mi è venuto lo schifo e non ce la faccio. Anche se loro penso si offendano un pochino, però che devo fare? Sono arrivati i rinforzi. No. La birra la riesco a bere. Questa è anche molto buona, è di Singapore. Cioè, non è che hanno preso le birre per berle, hanno preso le birre perché si sono resi conto che non riuscivo a bere quella roba. Mi hanno preso la birra. Che belle persone. E che figura di merda. Davvero. È difficile trovare qualcosa che non mangio, ma qui c'hanno degli odori e dei sapori fortissimi. Ho veramente difficoltà. Però sono molto gentili e hanno capito cosa mi mangio e mi hanno dato il riso in bianco. Questi qua sono germogli di bambù che deriva da questo. C'è una zuppa di verdure varie e germogli di bambù e carne non ben definita. Questo che dovrebbero essere cipolle e uovo. Così mi salvo. Però davvero ero venuto qui con l'intenzione di mangiare tutto, ma pure il mio stomaco non ce lo fa. Ma pure sta bevanda qui, che loro continuano a bere. Ho bevuto un cicchetto in mezzo, mio stomaco ha detto: se continui ti faccio morire. Infatti ho smesso. C'ho lo stomaco tutto sotto sopra adesso. Germogli di bambù, comunque molto buoni, molto approvati, e riso in bianco. Mi dispiace troppo non mangiare quello che stanno mangiando loro, ma anche volendo c'ho veramente lo stomaco che dice basta. No, 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 fa mangiare famiglie diverse in Italia. No, questo qua.